Tonio Luciani, lei è primo cittadino a Francavilla al Mare, ha ottenuto consensi e apprezzamenti da parte dei cittadini. Lei oggi ha indicato Luisa Russo come candidata ideale per le prossime elezioni amministrative. Perché questa sua indicazione? Beh, intanto non è solo una mia indicazione, ma l'indicazione mia e dei gruppi civici che mi sostengono, quindi siamo in tanti, abbiamo ragionato a lungo, abbiamo esaminato le varie possibilità e abbiamo fatto sintesi sulla persona dell'avvocato Luisa Russo, che mi sta accompagnando come assessore ormai già da un paio di anni. Perché risponde a tutte le caratteristiche che ci consentono di proporre alla città una nuova squadra, ma che usi i metodi che noi stiamo utilizzando da tempo e che hanno contraddistinto, diciamo, il nostro, successo. Quindi una squadra che non si cambia, cambiano gli interlocutori, però che va avanti con un metodo nuovo, innovativo, attenta, una squadra attenta all'ascolto delle persone quotidianamente, che sta sempre vicino alle persone H24 tutti i giorni dell'anno, sabato e domeniche comprese. Luisa interpreta questo per noi, è una persona dal carattere moderato, una moderata, una civica e quindi ha tutte quelle caratteristiche personali e politiche che possono farle raccogliere il nostro consenso. Senta, parlando di attualità, l'elezione a Chieti di Diego Ferrara, lei aveva auspicato appunto un successo proprio del candidato Ferrara. Oggi cosa augura al... Ho sentito già diverse volte, ho offerto la mia collaborazione, i miei consigli, quindi assolutamente ci stiamo, così stiamo scambiando qualche opinione, gli auguro il bene, ora c'è tanto lavoro da fare, io diciamo, ecco, come indicazione gli ho dato quella di seguire sempre le sue idee, ascoltando tutti, ma non permettendo mai a nessuno di decidere al suo posto. È una vittoria che auspicavo molto, quella del centro-sinistra a Chieti, ora però c'è la prova più importante, quella del dover amministrare una città che si trova in una condizione diciamo, non troppo felice e quindi ci sarà un lavoro veramente tanto duro da fare. Spero che Diego riesca nel suo compito, anzi ne sono certo. Tornando a Francavilla al Mare, lei si appresta a terminare il suo mandato da sindaco. Quali opere in particolare tiene in questa ultima fase? Quali sono secondo lei le priorità e quali si auspica di portare a termine? Io mi auguro che Francavilla voglia proseguire anche nel segno della continuità. Sono tante le opere in cantiere, dalla regimentazione delle acque bianche in Contrada Foro, in via Teodorico Marino, che deve risolvere un problema annoso, chiedo scusa per il cellulare, dalla regimentazione delle acque bianche in Contrada Foro, in via Teodorico Marino, ma dobbiamo anche inaugurare l'opera a Porto, che finalmente è conclusa. Dobbiamo mettere la prima pietra per il nuovo canile comunale, dobbiamo realizzare il parcheggio di scambio dell'autostrada, dobbiamo realizzare il ponte sulla Lento, che sarà l'opera che contrassegnerà, che cambierà lo skyline di Francavilla, ne cambierà la vita e si contraddistinguerà almeno per i prossimi decenni. Quindi voglio dire, sono tante le cose in cantiere, tante le cose anche programmate, non si finisce mai in una città di programmare e di fare, ci sono tanti interventi da fare sui marciapiedi. Tante le cose anche non fatte, quindi mi auguro che Francavilla voglia proseguire nel percorso, quello che dico sempre, siamo diventati una splendida comunità che è in cammino, ora questo cammino non lo dobbiamo interrompere, ma lo dobbiamo proseguire sempre sulla stessa strada. Bene, grazie a Antonio Luciani, sindaco di Francavilla al Grazie Mare. a voi.